Un caro saluto a tutti. Oggi parliamo della Jinhao 991, una penna completamente in plastica con clip in metallo. Questa penna è una demonstrator, ovvero è caratterizzata da una plastica trasparente di colore marrone che permette di poter ammirare le parti interne della penna. Come tutte le Jinhao, è alimentata da un converter removibile e può utilizzare le sue cartucce prioritarie. È dotata di un pennino fine che scrive con un tratto un pochino più marcato, quasi una via di mezzo tra un fine e un medio, e dato il peso veramente esiguo si può utilizzare tranquillamente anche con il cappuccio calzato. Allora, Jinhao. Vediamo le misure. La lunghezza chiusa è di 139 mm. La lunghezza solo fusto è di 127,5 mm. La lunghezza con cappuccio calzato è di 162 mm. Il diametro del fusto è di 10,5 mm. Il peso solo fusto è di 8 grammi, mentre il peso totale è di 12,5 grammi. Bene, passiamo adesso alla prova di scrittura. Classico pennino fine Jinhao, però ha anche una certa scorrevolezza. Vediamo adesso lo skipping. Vediamo come si comporta con la scrittura rovesciata. Direi che non è proprio il suo forte. Niente, ha un discreto flusso. Adesso proseguiamo la prova di scrittura scrivendo alcuni versi del Salmo 24. Il Salmo 24 è presente nella Sacra Bibbia, ovviamente nel Libro dei Salmi. Quindi i versi che mi appresto a scrivere sono tratti dalla Sacra Bibbia delle edizioni paoline del 1987. Allora, del Signore è la terra e quanto contiene. L'universo e i suoi abitanti. Il che l'ha fondata sui mari. E sui fiumi l'ha stabilita. Il salirà al monte del Signore?
chi starà nel suo luogo santo? Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Caratterizzata da un peso molto basso e da una forma affusolata e sottile, a mio parere è la penna ideale per tenere nella tasca del giaccone o del borsello. È anche molto economica, cosa che ci consentirà di non avere particolari rimpianti in caso di un'eventuale rottura o smarrimento. Il pennino invece presenta la tipica poca scorrevolezza classica dei pennini Jinhao. Bene cari amici, con questo è tutto, un caro saluto a tutti dal Pellicano. Buongiorno a tutti, aggiungo questa piccola coda al video di questa penna stilografica perché, come potete vedere, dopo un po' di tempo di utilizzo anche lei è stata vittima della qualità delle plastiche cinesi. Purtroppo si è verificata una rottura dove c'è il filetto alla base della sezione, quindi rendendo praticamente la penna inutilizzabile. Più che altro perché anche provando a reincollare questa parte che si è rotta, anche provandola a reincollare, poi purtroppo non tiene perché bisogna fare una certa pressione per sfilare il cappuccio, quindi praticamente questo pezzo si stacca nuovamente. Questo è un vero peccato perché questa penna tra l'altro ha una conformazione che io trovo molto comoda. Io l'ho definita una penna ottimale da tenere nella tasca del giaccone o nel borsello, proprio perché è molto sottile, porta via poco spazio, e quindi peccato davvero, però pazienza. Come diceva qualcuno, non ti curare di loro, ma guarda e passa. Ciao a tutti.